Buongiorno e benvenuti a tutti voi a questo terzo simposio su San Giuseppe Marello. A tutti voi che da tutto il mondo partecipate a questo terzo simposio, oblati e laici. Forse alcuni di voi mi conoscono e sanno che sono padre Nicola Cuccovillo. Io sono dell'oblato di San Giuseppe. In questo momento per voi sono le ore 11, invece per me qui sono le 19.10. Mi trovo qui in casa madre, quindi vicino proprio alla tomba del nostro caro fondatore, di cui dobbiamo parlare. È molto bello parlare del nostro fondatore. A dire la verità, io ho già partecipato a un altro simposio. Ecco, questo è il secondo simposio, non sono nuovo di questi simposi. Speriamo che anche questa volta il nostro caro fondatore sia contento. Il tema generale è San Giuseppe e Marello e la spiritualità della comunione, perché siano perfetti nell'unità. Il tema invece che io devo trattare è il seguente: l'amore come fondamento della comunione in San Francesco di Sales e San Giuseppe Marello. Entriamo quindi subito in argomento. La devozione per San Francesco di Sales da parte del Marello trova nella storia e nella vita spirituale del Piemonte una circostanza favorevole. In Piemonte tutti sentivano Francesco di Sales un santo connazionale, perché è nato nella Savoia, presso Annecy. Torino era la residenza dei duchi di Savoia. Un'amicizia personale lo legò al duca Carlo Emanuele I. Nel gennaio del 1860, in occasione della formazione del Regno d'Italia, con i trattati di Torino e il plebiscito poi del 15 aprile, il ducato in Savoia con Nizza verrà ceduto alla Francia. San Francesco di Sales visitò di frequente Torino. A corte era molto stimato e atteso. Fu ospite apostolo in varie città piemontesi: Novara, Vercelli, Carmagnola, Saluzzo, Mondevi, Pinerolo. Ovunque passò incontrò personaggi, predicò, lasciò una forte impronta. Il suo ricordo era ancora molto vivo nell'Ottocento. Lo conobbero e lo apprezzarono anche come scrittore in Piemonte e a Torino in particolare, dove ancora lui vivente la Filotea venne tradotta in italiano e pubblicata. Dopo la morte iniziarono a circolare le biografie di San Francesco di Sales e sorsero anche a Torino e in varie città italiane confraternite in suo onore. Anche a Roma sorse un cenacolo salesiano. L'Associazione di San Francesco di Sales per la difesa e la conservazione della fede esisteva un po' ovunque: Genova, Bologna, Venezia, Imola, Ravenna, Lugo, Faenza. Lo stesso Papa Pio IX fu avviato alla devozione di San Francesco di Sales durante il periodo seminaristico e amava leggere tutti i giorni qualche brano delle sue opere. Comunque, il centro della salesianità è il Piemonte, e in particolare Torino. Donne e uomini di tutti i ceti furono devoti e si interessarono della spiritualità del santo di Ginevra. Due centri a Torino coltivavano in modo significativo la devozione alla spiritualità di San Francesco di Sales: il seminario a Chieri e il convito ecclesiastico di San Francesco d'Assisi a Torino, dove venivano formati allo studio e alla pietà i chierici e i sacerdoti. Entrambi, con il regolamento del convitto, erano sotto la protezione di San Carlo Borromeo e di San Francesco di Sales. Da Chieri era passato San Francesco di Sales, dove si conservava il ricordo e la confraternita. A Chieri si potevano trovare le biografie e le opere di San Francesco di Sales.
Nel convitto veniva preparato e formato sul piano intellettuale, morale, spirituale e pastorale il giovane clero piemontese, alla luce della dottrina e dell'azione apostolica di San Francesco di Sales. Alla vedutezza di Bruno Piolanteri, 1759-1830, uomo pieno di iniziativa, membro diffusore delle Amicizie Cristiane, società Pia Unione di Impronte Ignaziana Gesuitica, si deve la prima idea della fondazione del convito ecclesiastico, inaugurato nel novembre del 1817, che passò nelle mani di altri sacerdoti molto inclini alla spiritualità di San Francesco di Sales, incentrata sull'amore puro. Il teologo Luigi Guala, 1775-1848, che realizzò il convitto ecclesiastico, e San Giuseppe Capasso, 1811-1860, sacerdote mansueto, dolce, sereno, ottimista, molto simile al vescovo di Ginevra, un interprete vivo della dottrina e della spiritualità di San Francesco di Sales, nella confessione, nella formazione e nella direzione spirituale. San Giuseppe Capasso fu, diciamo così, il canale attraverso il quale passarono nel convito ecclesiastico lo spirito di San Francesco di Sales e la pietà di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, attraverso l'insegnamento, la predicazione, la formazione, l'esempio, le feste. Era dunque spontanea l'ammirazione per il santo e l'assimilazione della sua spiritualità a Torino e nel Piemonte. San Giuseppe Capasso fu un autentico maestro di spirito. Questa formazione sacerdotale contribuiva, attraverso i sacerdoti formati alla scuola di San Francesco di Sales, tra i quali spicca San Giovanni Bosco, a conservare, popolare e viva la devozione e la spiritualità di San Francesco di Sales nel Piemonte. Non possiamo non citare Monsignor Carlo Savio, vescovo di Asti, per l'influenza che certamente esercitò sulla spiritualità del Barello, che fu accanto in qualità di segretario per tutto il periodo del suo episcopato. San Francesco di Sales e San Giuseppe Barello convergono nella visione dell'uomo. San Francesco di Sales, dottore dell'amore, scrive nel Trattato dell'amor di Dio: l'uomo è la perfezione dell'universo, lo spirito è la perfezione dell'uomo, l'amore è quella dello spirito e la carità è quella dell'amore. Ecco perché l'amore di Dio è il fine, la perfezione e l'eccellenza dell'universo. Questo concetto costituisce la formula dell'umanesimo salesiano. Al centro di tutto c'è l'uomo, rivolto a Dio con tutto se stesso, corpo e anima, con un cuore per inclinazione naturale disposto ad amare in un crescendo continuo Dio, il Dio del cuore. Questo è l'uomo, questo è l'umanesimo salesiano, l'antropologia salesiana. Su questo fondamento umano San Francesco di Sales ha messo ed elevato la devozione. Gli interpreti del pensiero e della spiritualità di San Francesco di Sales affermano che su questo concetto San Francesco di Sales ha costruito tutto l'edificio della vita spirituale, stabilendo l'amore, principio, mezzo e fine della perfezione. Qui dovremmo tenere presente l'analisi che San Francesco di Sales fa dell'anima, con i suoi gradi di perfezione e dell'amore. L'amore è come un fondamento naturale, una base posta da Dio nel cuore dell'uomo, creato a sua immagine,
sulla quale poggia e si sviluppa la grazia di Cristo, che rigenera l'uomo e su cui si eleva l'edificio spirituale. La grazia è l'abbraccio di Dio amore all'uomo. E l'effetto di questo abbraccio creativo di Dio è un abito infuso, la carità, che per noi diventa una seconda natura, connaturale al cuore umano, diffusa dallo Spirito Santo in noi, partecipazione dello Spirito Santo, dono gratuito. Se l'abito passa agli atti, e questi sono ripetuti, la carità li produce sempre più perfettamente, più facilmente, più gioiosamente. E il frutto della carità è la pace e la gioia. San Vincenzo di Sales apre l'umanesimo ateo alla trascendenza. L'amore fa da punto d'appoggio per sollevare spiritualmente l'uomo e tutte le sue opere, dando a tutte un valore e un senso soprannaturale, eterno. San Vincenzo di Sales fa leva sul dinamismo dell'amore. Tutto accade nell'anima, nei suoi gradi, e parte dall'anima. L'umanesimo atto, invece, è immanente, rifiuta tutto ciò che all'uomo viene dall'esterno, ma è proprio nell'amore umano, impronta di Dio, dell'uomo è fatto a immagine di Dio, che si inserisce nella visione salesiana la brama della trascendenza, la brama del bene, che è ciò che costituisce l'uomo. La grazia, questo mondo spirituale nel quale ci immette il battesimo e quindi la fede, ci trasporta al di là della natura, fino alla vita eterna. La fede naturale, dice il Marello all'amico Stefano De Laude, non viene distrutto, ma conservato, nutrito ed elevato dalla carità nel sacerdozio. Dio è il coronamento degli affetti, l'ultimo anello della catena degli affetti degli amici. La carità porterà all'unione intima con Dio, il cuore del Marello, pieno di affetti per l'amico Giuseppe Riccio. Allora, è soltanto l'amore, la carità, che viene da Dio ad andare oltre, che ci innalza e ci sublima sino al nostro centro, scrive a Stefano De Laude nella lettera numero 10 dell'agosto 1866. È lo Spirito Santo diffuso nel nostro cuore che apre la porta al desiderio d'infinito del cuore umano, al quale Dio ha dato la prima scossa quando ha creato l'uomo. Il nostro cuore, scosso da Dio, messo in moto da Dio, è incline ad amare, a nutrire affetti, ad aprirsi, a desiderare l'immortalità di se stesso, ad amare sempre. A chi segue questo desiderio, Dio apre la porta con la sua grazia, dove opera soltanto la carità e lo Spirito Santo. Non c'è un distacco. Certo, la vetta della perfezione, la pienezza dell'umanità, non si raggiunge con il solo sforzo umano. Entriamo in Cristo con la fede. In Cristo veniamo afferrati dall'energia divina, che è la grazia, e portati al Padre. Gesù non solo ha rivelato al mondo l'amore puro, disinteressato, ma si è offerto agli uomini per realizzarlo, proponendosi come via, verità e vita, lasciando l'uomo nella libertà di accettare o di rifiutare. È sempre all'opera l'amore antico ed eterno di Dio, ne parla San Francesco di Sales nel Trattato dell'amore di Dio e anche il Marello negli Insegnamenti. Non c'è dunque un uomo, anche nel mondo,
che non possa praticare la devozione. Una devozione quindi che sia adatta al vivere quotidiano. Questo San Francesco di Sales vuol dire ai suoi contemporanei. Si tratta perciò di una devozione di tutti i giorni, feriale. Al centro c'è l'uomo rivolto a Dio con tutto se stesso. Si tratta di un umanesimo devoto, pratico, pieno di amore, in un cuore che è per inclinazione naturale pronto ad amare, in un crescendo di amore. San Francesco di Sales a questo punto dice che la carità e la devozione differiscono tra loro come il fuoco dalla fiamma. Offre una distinzione necessaria, chiarificatrice. La devozione è pronta, attiva, diligente, non soltanto nell'osservanza dei comandamenti, ma, e questo va sottolineato, nell'esercizio dei consigli e nella docilità all'ispirazione dal cielo. È questa osservante docilità che attira nuove grazie. Il Marello non solo inculca la carità, è spessissimo nei suoi insegnamenti, ma anche la devozione, che chiama sollecitudine. Sollecita è una persona che non perde tempo, agisce senza indugi, pronta, sveglia, premurosa, zelante nell'adempiere il proprio dovere, il proprio lavoro. Si guarda attorno, ci dà pensiero, ha cura per quello che fa. San Francesco di Sales e San Giuseppe Marello credono all'avvento di questo amore. L'amore è il nucleo essenziale, il fondamento, la pietra angolare che San Giuseppe Marello coglie nella spiritualità di San Francesco di Sales, alla quale si ispira e sulla quale costruisce la sua personalità cristiana, dalla quale scaturirà e si svilupperà nella via, nella vita, tutto il suo agire, la sua azione educativa e caritativa a favore dei giovani e degli anziani, nel tempo attraverso la congregazione dell'Oblato di San Giuseppe, e poi tutta la sua attività pastorale. Questo amore il Marello ha fatto suo e concretizzato nella sua vita. Nell'interpretare il messaggio di San Francesco di Sales, il Marello ci ha messo la sua intelligenza potente e creativa. Per questo ha sentito San Francesco di Sales molto vicino spiritualmente e pastoralmente, adatto a dargli quell'atteggiamento necessario da tenere nei confronti dei giovani e degli anziani, ma anche verso tutti. I testimoni gli hanno dato il giusto riconoscimento. Senza questo fondamento non capiremo nulla dell'opera del Marello, né di quelle dei santi che si impegnarono nel campo sociale per il miglioramento della condizione delle fasce più deboli della società. L'amore, l'appetito di bene, è Dio che lo ha posto nell'uomo creandolo. È il dinamismo della volontà che cerca il bene e nella carità opera per piacere all'amato. È ciò che la fa muovere, appetito che può essere saziato completamente solo da lui ed è nell'uomo. L'uomo è uscito così dalle mani di Dio, con una leva dentro, l'amore, che lo solleva spiritualmente verso l'alto, la vita eterna. Lo innalza e lo sublima. In questo senso, l'agire dell'uomo è conforme alla sua natura. Il Marello giustamente cita Sant'Agostino. Allora l'uomo non può non cercare Dio, se questo è il suo essere, da cui scaturisce l'agire in conformità all'essere, se così è uscito dalle mani benedette di Dio. La carità, abito nuovo, partecipazione dello Spirito Santo, eleva la natura, la porta oltre l'umanesimo umano, oltre l'inclinazione naturale, e le dà una capacità nuova.
essa stessa questa capacità nuova. La carità è una virtù teologale infusa. Non si ferma alle norme della ragione umana, ma si lancia nella misura dell'immenso, di Dio, di Cristo. La sua misura è l'amore di Cristo, amare come Cristo ha amato ed ama noi. È ciò che vediamo nelle opere dei santi, quasi sempre incomprensibili da parte della ragione umana. E la carità è un abito che muove tutti gli altri e non è mosso da altri. Il suo scopo è più disinteressato, il bene di Dio, proprio perché è una virtù teologale, ossia per oggetto Dio, amato, desiderato. Il suo fondamento è la partecipazione stessa alla vita di Dio. Questa è una verità estremamente importante. Non è dunque l'amore del prossimo che ci guida e ci porta a Dio, ma viceversa. Andiamo al prossimo perché appartiene a Dio, passando da Dio al prossimo arriviamo, altro pilastro della dottrina salesiana, per piacere a Dio. Il Marello dice espressamente alle suore dell'Istituto Emilia Vacca, che seguì le regole dell'Istituto della Visitazione nella predicazione degli esercizi spirituali dell'ottobre 1881. La comunione non nasce dai nostri sforzi, dai nostri gesti, ma dal fatto che partecipiamo al servizio che Cristo ci indicò nella lavanda dei piedi, quando ci amò fino alla fine. Non nasce dal fatto che tutti abbiamo la stessa fede, ma dal fatto che Gesù ci possiede nel servizio, ci rende partecipi del suo servizio di offerta, di dono, attraverso l'Eucaristia, la comunione con Lui, in cui ci fa partecipi del suo sguardo su di noi e sui nostri fratelli, specialmente sui più bisognosi, che a loro volta hanno parte a Gesù come noi. Non sono dunque i valori e l'ideale condivisi a creare la comunione. Essa nasce dalla imitazione di Cristo, dalla inabitazione di Cristo in noi, dal nutrimento eucaristico che ci mette a parte di Cristo, del suo abbassamento e del suo servizio, corpo dato, offerto, sangue versato per noi, piedi lavati. Da una vita autenticamente eucaristica nascono la comunione e la comunità, come avveniva la prima comunità di Gerusalemme, non dal basso ma dall'alto, della libera iniziativa d'amore di Gesù. In questa ottica va considerata la devozione del Marello per l'Eucaristia, dove tutti formiamo un cuore solo ed un'anima sola. I santi furono abili, dice San Francesco di Sales, ad assecondare le folate di vento della carità, dello Spirito Santo, e porta l'esempio degli uccelli che Aristotele chiama apodi. Il Marello in ogni cosa consultò lo Spirito Santo, fu sempre docile all'azione dello Spirito Santo e nella sua anima, che lo ispirava quando voleva e come voleva. Avvertiva i suoi figli spirituali che l'ostacolo all'azione dello Spirito Santo in noi è il nostro orgoglio o la nostra fiacchezza, mentre la carità, che è partecipazione in noi dello Spirito Santo, favorisce e anima tutte le nostre azioni. Profondamente uomo e uomo tutto di Dio, il Marello, come San Francesco di Sales, né dissimula né minimizza la debolezza dell'uomo. Entrambi perciò sanno far leva sulle risorse nascoste nel cuore dell'uomo e sulle forze soprannaturali. Abbiamo ricevuto tanti doni, facoltà sensibili, facoltà spirituali, come pure la passione dell'amore. Li impieghiamo a servire il Signore, ad amare Dio. I fatti purtroppo attestano a volte il contrario. Il Signore ci dà la grazia e le grazie e noi dobbiamo servire nella fedeltà e nella corrispondenza. L'infedeltà e la non corrispondenza rattepidiscono, raffreddano, raffievoliscono l'amore e di conseguenza non favoriscono la devozione. Alla fine di settembre del 1578, Francesco di Sales vide la Francia, le ferite arrecate alle chiese dalle guerre religiose. Entrò in Parigi gallicano e leghista,
Questa atmosfera e questo spirito assorbirà Francesco. In 10 anni di permanenza a Parigi imparò le belle lettere, la filosofia di Aristotele, le prime nozioni di teologia. Ebbe professori di chiara fama, reagì con forza allo spirito dell'ambiente, perché amante della pura fede cristiana, contro una religione puramente formale, rituale, l'erudizione profana, l'umanesimo pagano, l'amore paganeggiante, platonico. A Parigi maturò il suo umanesimo devoto, nel contesto dell'umanesimo cristiano e in contrapposizione con l'umanesimo pagano o con il rinascimento paganeggiante, la cui fonte stava nella Sacra Scrittura, nei padri della Chiesa, in particolare nel Cantico dei Cantici, commentato da Gilberto Genevard, non in Aristotele, Platone, Plutarco, Seneca. È per lui la rivelazione dell'amore divino e della storia dell'umanità come storia di amore. Vedrà la storia del mondo come storia di amore, e questo lo faceva respirare di sensibile fervore. È un uomo tenero, amoroso, e gli uomini del suo tempo avevano bisogno di amore, e lui lo dona. Anche nell'Ottocento, masse di giovani abbandonati e sfruttati, come tutta la classe operaia, gli anziani emarginati chiedono amore, e lo ricevono dai santi, detti sociali, tra i quali il Marello, in modo fattivo e concreto, e non dalle strutture statali purtroppo assenti. Amore che si traduce in ospizio, pane, oratorio, collegio, scuola, professione, attenzione, affetto, formazione umana e cristiana. Amore che si traduce in un verbo dare, come il Padre ha dato il suo figlio per noi e come Gesù ha dato la sua vita per noi. L'amore divino dei santi si dimostra creativo in una multiforme varietà di iniziative e di progetti, secondo la necessità. È lo Spirito Santo all'opera, che ispira comunione, condivisione, solidarietà, che sanno per mettere insieme anche i beni materiali. Il Marello scrive all'amico Stefano De Laude nella lettera 25 dei primi di gennaio 1869, che i sacerdoti a loro tempo, pressati da tanti limiti, è rimasta come unica risorsa la solidarietà delle buone opere per la gloria di Dio. Al servizio delle buone opere devono mettere a disposizione tutte le loro capacità. Per fare gli interessi di Gesù risponde l'idea di fondare una compagnia di San Giuseppe nel 1872. Per partecipare, scrive il Marello, basta il segreto a proposito di averne con esso la comunione degli interessi. Fare in modo che azioni operate individualmente si accrescano e si fecondino nel contatto e con la forza unitiva. Per la compagnia di San Giuseppe, che fonderà nel 1878, scrivendo a Don Cesare Rolla il 4 ottobre 1877, chiede che si cerchi qualche anima che si senta inclinata ad affratellarsi con altri. Scrivendo ai canonici del capitolo della cattedrale di Acqui l'11 febbraio 1889, adopera un'espressione che troveremo ancora molto importante: mea vestra sunt et vestra mea. Nel testo della prima minuta della medesima lettera fa precedere l'espressione con queste parole: dovendo assumere una missione cui essi avranno così larga parte, sento crescere la fiducia di poterla compiere con loro aiuto, mece la grazia divina. E questa grazia noi la invocheremo insieme nel giorno della mia consecrazione domenica prossima, affinché per essa possiamo essere sempre co-unum et anima una, e dirci a vicenda omnia mea vestra sunt et vestra mea. Un'espressione che viene da lontano, da quando era chierico, scrivendo a Stefano De Laude, dopo aver parlato delle forze combinate, quindi della combinazione con l'Eucaristia. Oh Paolo, tu hai detto che è necessaria la combinazione universale delle forze, soggiungendo poi quelle parole che io vorrei scritte in oro: ut simus consummati in unum.
A queste parole dobbiamo aggiungere Semba Stefano De Laude. De Laude, abbracciamoci in Dio, e quando stiamo per congiungerci a Lui nella mistica unione dell'Eucaristia, trasfiguriamoci. A Monsignor Giuseppe Pagello scrive l'11 febbraio 1889, dichiarandogli il suo desiderio che è omnia mea destra sinta. Scrive a Don Giovanni Battista Cortone il 20 marzo 1891, in risposta agli auguri in occasione del suo onomastico. Nel modo stesso che io comunico omnia mea, i figli di San Giuseppe comunicheranno a me omnia sua, e ciascuno potrà dire omnia mea destra sunt et destra mea, secondo il voto di Gesù, che i suoi discepoli sint consumati in uno. De Laude, dietro consiglio del Marello, crea una circolazione di buone letture, un gabinetto di lettura nella sua parrocchia. Il domestico del Vescovado, di nome Felice, collabora mettendo a disposizione un certo numero di libri. Il Marello ha avuto l'incarico da Felice di comunicare la notizia all'interessato. Scrive: il nostro Felice mi incarica di dirti tante belle cose, e intanto si prende il piacere di spedirtene di propria mano la conferma, con chi ha chiuso pegno di buona ricordanza e di comunione cristiana. Il 27 ottobre 1891 il Marello scrive a Don Cortona. Nella lettera ha qualche parola di gioia e di conforto per Don Vincenzo Baratta e per tutti i giuseppini dell'oratorio dell'ospizio cronici, che lavorano anche nell'apostolato, nell'ubbidienza e nel silenzio, ma sentendosi servi inutili, che lavorano a gloria del Padre, pur ammirata la gente, insomma, da sacerdoti minori che sono nulla, ma che servono ugualmente il Signore, facendo la sua volontà espressa al Vescovo. Ma non basta, aggiunge, che mentre un figlio di San Giuseppe lavorava in nome dei fratelli in Riva al Tanaro, questi faticavano in nome suo a Casabianca, e le benedizioni del cielo scendevano su tutte le opere e sull'intera famiglia degli operai. I figli di San Giuseppe lavorano in comunione, sono tutti, su tutti e su tutte le opere scendono le benedizioni del Signore. Viene bandito ogni individualismo. In ogni casa, ogni giuseppino deve sentirsi rappresentante di tutti i confratelli che lavorano altrove. È un'autentica perla. Il 3 febbraio 1889, prima di partire per Roma per la consacrazione episcopale, nella chiesa di Santa Chiara tiene una bellissima predica nella quale invita tutti a stare uniti nella carità e nella preghiera. Dice: i fratelli sono uniti a vincoli stretti di sangue materiale, noi invece siamo uniti a vincoli più stretti ancora, essendo il nostro vincolo soprannaturale, Gesù. Gesù ci fa tutti fratelli nel suo preziosissimo sangue, che comunica contemporaneamente a noi nella Santa Comunione. Ci nutre tutti dello stesso suo corpo. Abbiamo comuni le gioie, i desideri, le speranze e le mire. Viviamo tutti in un solo cuore, in un'anima sola, che è l'anima e il cuore di Gesù. A Padova, il religioso teatino Lorenzo Scupoli aveva regalato a Francesco Sales, studente universitario, il testo di cui era l'autore, che sarebbe diventato un classico spirituale dal titolo Combattimento spirituale. Sarà un testo fondamentale anche per San Giuseppe Marello. In esso Francesco aveva detto di aver trovato ciò che desiderava, ossia lo sviluppo in modo sistematico dell'amore del Cantico dei Cantici, che a Parigi lo aveva stupito. Questo nucleo troverà il naturale sviluppo nel trattato l'amore di Dio. Francesco è un uomo affettuoso, completo, un appassionato, una personalità molto simile a quella del Marello. Parigi e Padova sono l'atmosfera di fondo socio-culturale e religioso del suo umanesimo devoto. Torino, Asti lo sanno per il Marello. Nella predica sulla carità durante l'esercizio spirituale alle suore dell'Istituto Migliavacca dice: soveniamo, consoliamo, compatiamo con gran cuore. Sono tre verbi della carità del Marello,
Sovvenire significa soccorrere, andare in aiuto a qualcuno, come il samaritano, farsene carico. Consolare significa allontanare il dolore altrui con le parole e con i fatti. Compatire significa mostrare indulgenza o compassione per gli altri, così da scusare le mancanze e i difetti. È l'empatia del Marello. Il Marello, altrettanto un uomo tenero, affettuoso, ha davanti a sé la situazione religiosa, politica, sociale e culturale del suo tempo. Vede avanzare i nuovi umanesimi atei. A quanti questi umanesimi propone quello cristiano che ha il suo fondamento, anche se non lo dice espressamente, nella dottrina della Chiesa, corpo di Cristo, in cui circola la carità, principio di unità, uguaglianza, libertà, emancipazione, alleanza, tolleranza, solidarietà, progresso, proclamando l'apoteosi dell'eroismo e del sacrificio, della carità, anima, principio, fondamento dell'umanesimo cristiano. Il Marello era consapevole delle difficoltà, delle conseguenze possibili della sua scelta, del suo esodo dall'ambizione, dall'umanesimo laico. Ma si sentiva ben attrezzato per la lotta. Scrive nelle impressioni subite nella lettura della vita di Santa Margherita Maria la Cocca: l'uomo ha un cuore per amare e un cuore per soffrire. A Torino il Marello è attratto alla carità e vuole condurre in alto anche gli avversari, estenderlo a tutti, anche ai nemici. È la virtù che lo fa vivere spiritualmente a tutti i livelli. È l'umanesimo devoto di San Giuseppe Marello. Richiamandosi a Biagio Pascal, il Marello risolve con la trascendenza l'aspetto drammatico dell'umanesimo. Che cos'è mai l'uomo con la sua sola natura? È senza Dio? È miseria tutto ciò che fa? È caduco? Lavoro, azioni, opere, segni, lacrime, successi, insuccessi, tutto senza sbocco. Ma l'uomo ha il suo punto d'appoggio per risollevarsi dalla sua debolezza, fragilità, che gli dà potenza, vigore, forza, per non dissolversi nella putredine, essere fatta d'immagine di Dio. Il Marello, come San Vangelo di Sales, si contrappone al pessimismo agnostico, al materialismo, al positivismo, al nichilismo, grazie alla trascendenza. L'anima, che vive in un corpo destinato a divenire putredine, aspira dalla miseria a vincere la morte e vi riuscirà grazie all'immagine di Dio che porta in sé, grazie alla confidenza e alla misericordia di Dio che vuole così, che riesce sempre a trarre dal nostro nulla, dalla nostra miseria, un gran bene per noi. Dio non solo vuole sollevarci dalla nostra miseria, ma unirci intimamente a sé, attirarci a sé fino all'unione trasformante. Dio è fatto così. E l'amore si fa vicino a noi e vuole noi vicino a lui. L'uomo è fatto per l'intimità divina. C'è per San Vangelo di Sales una convenienza unica tra Dio e l'uomo. L'umanesimo ateo rifiuta ciò che estranea all'uomo, che non è intrinseco, è per l'immanenza. E così fa il danno dell'uomo, danneggia la dignità stessa dell'uomo. San Vangelo di Sales e San Giuseppe Marello dicono che l'uomo ha un cuore per amare, un cuore che aspira alla trascendenza, fatto da Dio, fatto per Dio. Dio solo può aprire nella sua misericordia se stessa all'uomo, ad aprire la misericordia di Dio, che è del tutto gratuita. Le lettere pastorali sull'istruzione e sull'educazione domestica e sul catechismo vanno lette in questa ottica ottimistica. Il Marello dà come scopo l'educazione e la formazione della gioventù, quello di formare virtuosi cristiani ed ottimi cittadini. Il modello ideale è Cristo, come il Marello dirà nella lettera pastorale sul catechismo. Credendo in Cristo, in Gesù Cristo, si sente la voce della fede che dice: ecco l'ideale della tua vita. Conforma i tuoi pensieri a pensieri di Lui, i suoi affetti ai suoi affetti, le tue azioni alle sue azioni. Trasfigurati di chiarezza in chiarezza, ad immagine sua, credendo finalmente all'efficacia della preghiera, dei sacramenti e al divino sacrificio. Il cristiano dice con San Paolo: io posso tutto in colui che mi conforta.
e gloriandosi della sua debolezza, della sua stessa debolezza, senza temere ostacoli, senza paventare nemici, si avanza nel largo ma luminosa via delle sante virtù. Aspira ad essere perfetto come perfetto il Padre Celeste. Perché parlare di virtù è parlare di Cristo, della vita di Cristo, perfezione dell'uomo. L'educazione umana e cristiana, contenuta nei due documenti, è promozione integrale, educazione liberante, e perciò umanesimo unitario e integrale, è veramente umanesimo devoto e ottimista, aperto alla trascendenza. Educazione che lo Stato liberale laicista non accettava, perché pretendeva di dare la sua educazione nell'ottica liberale, nella quale prevedeva soltanto il cittadino, l'uomo naturale, di derivazione illuministica, un uomo scisso, non un uomo che nel contempo è cittadino e cristiano, un'educazione in contrapposizione a quella cristiana. Il Marella proponeva un programma di educazione dell'uomo nel socio della pedagogia cristiana cattolica, unitario integrale, che aveva in attorno Rosmini il teorico, in Don Bosco, con il suo metodo preventivo, nella cordialità, il massimo realizzatore, nella maniera concreta e viva. Don Bosco parlava di buoni cristiani e onesti cittadini. Anche il Marello mirava la pienezza umana e cristiana, del cristiano e del cittadino insieme, alla saggezza e alla santità. E non solo l'intelletto, diceva il Marello, in polemica con la pedagogia laica, andava educato, ma anche il cuore. Non basta l'istruzione che coltiva l'intelletto, occorre dare valore umano cristiano al cuore. Conosciamo l'ansia positiva espressa nella lettera, la preoccupazione e le iniziative del Marello per la gioventù, partendo dall'esperienza personale a Torino. Traccia che non si cancellerà mai. Questa preoccupazione è riportata anche nel primo capitolo delle regole della congregazione del 1892. La catechesi è di natura fortemente pedagogica, sia come istruzione che come educazione alla vita. Avvia la maturità della persona integrale, perché l'istruzione religiosa si aggancia ai problemi dell'uomo come persona naturale, di grazia e di fede, come persona sociale e ecclesiale. Entra in tutti i settori della formazione. L'uomo ha bisogno di verità che illuminano e dirigono. Ed ecco l'istruzione catechistica. Ha bisogno di virtù che tonificano e di catechismo ne presenta. Il catechismo è una sintesi di vita. Le verità del catechismo entrano nella natura stessa umano scienza dell'uomo e in tutti i settori della vita individuale, familiare e sociale, come ci attesta la lettera numero 25 indirizzata a Stefano dell'Abbe nel gennaio 1869. San Francesco di Sales ha amato ardentemente l'uomo e per l'uomo si è fatto genio inventore dell'amore. A Parigi esisteva un'atmosfera di pietà e di apertura religiosa. Tuttavia ha conosciuto soprattutto il dramma dei suoi tempi, le conseguenze delle lotte religiose, una società dominata dalla violenza e dalla ferocia, anche per un non nulla, una gioventù che cede al vizio e vuol trascinare Francesco che non cede. Anche il Marella ha conosciuto i drammi del suo tempo. Francesco di Sales è affabile, educato, sensibile alle miserie, servizievole, generoso nel dare, perché grande era la miseria a Parigi, immensi numeri di poveri. Un periodo tragico. Francesco vede, osserva, si immedesima nei giovani e nei poveri, ma è ottimista. Vede la natura dell'uomo in profondità, si accorge che i compagni cedono all'estasi del vizio, come il Marello vedrà tutti gli effetti negativi sul piano morale e sociale della industrializzazione sulla gioventù. Se ne accorgerà presto a Torino e ne rimarrà inorridito, ma non pessimista sulla gioventù, piuttosto abbandonata e mal giudicata. E varie saranno l'iniziativa a suo favore sul piano umano e cristiano. Fa suo l'atteggiamento sereno, aperto e cordiale verso la gioventù di San Francesco di Sales. Al risveglio, dice San Francesco di Sales, la gioventù prova il gusto, il desiderio dell'estasi spirituale, il desiderio di sollevarsi,
San Francesco di Sales e San Giuseppe Marello sanno di che cosa mancano i giovani e gli adulti, la società, e che cosa possono dare? L'amore, al quale danno il timbro della loro personalità. San Francesco di Sales sapeva di che cosa avevano bisogno gli ugonotti, di essere amati. Dopo la lettura e lo studio del Cantico dei Cantici, la storia del mondo appare a San Francesco di Sales come una storia d'amore. Non l'umanesimo pagano, i filosofi antichi, le divinità pagane, Michele di Montaigne, che legge, ma l'amore che salverà gli uomini e la società. Questa è la lezione, il messaggio che il Marello apprende a San Francesco di Sales. Quell'amore proveniente da Dio e con il quale ha amato Dio, Cristo. Il Marello lo ha riversato sugli amici, sui confratelli sacerdoti, sulle persone del suo apostolato, sui giovani e sugli anziani, in particolare sugli oblati. Al vece del cammino verso Dio c'è l'agape, carità, vertice dell'amore e tenerezza, che abbraccia tutti, raggiunge tutti. Questa convinzione viene al Marello anche dalla lettura di Biagio Pascal. L'umanesimo devoto dei due santi è ottimista. Vedono, giudicano, agiscono alla luce dell'amore di Dio, della storia dell'amore e tenerezza di Dio. Noi abbiamo un'inclinazione al sommo bene, e questa santa inclinazione ad amare Dio sopra tutte le cose ci rimane. San Francesco di Sales e San Giuseppe Marello sono due santi affabili, educati, dolci, miti, sensibili alle miserie, servizievoli, generosi nel dare, che non giudicano mai negativamente, che si medesimano nelle miserie umane. Il problema di fondo di San Francesco di Sales e San Giuseppe Marello è sostanzialmente il medesimo. Che cosa offrire al desiderio di bene che c'è in fondo all'animo umano, negli strati bassi, gli alti della società, all'uomo dell'epoca del Marello, della cultura razionalistica, materialista, positivista, nichilista? Devono offrire l'amore. L'amore cristiano, ancora capace per ripresa di cambiare il mondo. Non insegnare ad amare, ma offrire amore, amore conosciuto e percepito. Sono due temi, due appassionati. Vuole aiutare le persone ad incontrarsi con Dio, a dare vita ad un umanesimo devoto, capace di fare vera, buona e bella la vita di tutti i giorni, feriale, modellato su quella di Cristo, nella serenità e nella letizia, non nel muso duro e degli stretti, nel voto triste. E quando si parla di verità e bellezza, si parla di virtù, della vita di Gesù Cristo. Fare buona e bella la propria vita e quella degli altri, diventare virtuosi cristiani e ottimi cittadini, significa aiutare a propria volta i ragazzi, gli adolescenti e i giovani ad essere gioiosi, responsabili nella società, ossia capaci di attenzione nei confronti più deboli ed ogni fascia sociale, capaci di solidarietà. Se questa è la meta dell'educazione, è anche il punto di partenza. Non c'è uomo, non c'è persona, perché la chiamata alla santità è per tutti, che non possa esprimere l'immagine di Dio, timbrata nel cuore umano, fin dalla creazione, e l'immagine di Cristo, timbrata nel battesimo. L'umanesimo devoto, ottimista, salesiano e marelliano, fiorisce, cresce bene, si manifesta con esuberanza, si sviluppa favorevolmente nella bellezza, in funzione dei fratelli. Il cristiano di San Francesco di Sales è quello virtuoso del Marello, non è un uomo isolato e chiuso, ma è un ottimo cittadino. L'umanista cristiano trasforma la sua persona, integralmente sviluppata, in un dono per gli altri, per tutte le periferie della società, secondo il mandato evangelico. Il Marello aveva come stampata nell'anima l'impressione ricevuta alle feste monregalesi, al santuario di Vicoforte a Mondovì, dove vide un'immensa popolazione unita nella lode a Maria, da far ricordare i bei tempi di fede,
vivezza di fede e grande ardore di carità.